Allora, c'è soddisfazione perché è un lavoro corale quello che è stato portato a termine oggi. Che cosa cambia effettivamente? Beh, cambia innanzitutto che con la legge regionale si è riattivata la caccia nelle zone dove l'ordinanza del Consiglio di Stato fermava, quindi segno molto importante perché il rischio di avere altre grandi aree dove il cinghiale poteva crescere e riprodursi senza essere cacciato, producendo ancora più danni rispetto a oggi. Il secondo aspetto importante è stata una riflessione che ci ha permesso di andare a guardare sui meccanismi che già avevamo avviato, perché il piano di contenimento era stato già adottato e approvato, quegli aspetti che ne limitavano l'efficacia, quindi l'idea di poter far catturare il cinghiale sia nei campi dove il conduttore cacciatore sia quello dove non lo è, mettendo in atto azioni con il supporto della regione che permettessero di installare queste trappole dappertutto e affinando il meccanismo poi di abbattimento del cinghiale. Il secondo, ancora più forte, è l'intervento diretto sul campo, quando immagino sia anche la cosa più pesante per un agricoltore, cioè vedere un campo coltivato e i cinghiali che scorazzano sopra e non poter intervenire. La precedente misura prevedeva un'attesa di 6 ore, 12 ore per poter effettuare l'intervento, abbiamo spostato verso un intervento immediato. Se l'agricoltore, il conduttore, il cacciatore comunica, lo fa direttamente lui, se non lo è ci sarà un selettore di fatto legato al territorio che potrà intervenire. Intervento immediato, intervento attraverso trappole, riapertura degli obiettivi di caccia, instaurazione di strumenti come quello della Commissione che era prevista nel 2012, molto importante perché la Commissione è quella che dà gli obiettivi, quanti capi si devono abbattere in una certa zona e li va a controllare in modo che questo abbattimento avvenga. Insomma, una serie di misure che sono andate a cercare, i colli di bottiglia, le difficoltà per rendere questo procedimento snello. L'obiettivo è quello di dare a chi coltiva il nostro territorio, chi lo mantiene, chi fa veramente tanto per noi, la possibilità di avere tutti gli strumenti per poter proteggere quello che ha fatto. E per noi gestire in maniera armoniosa l'abbattimento attraverso lo strumento della caccia, attraverso la selezione durante quasi tutto l'anno per dare quell'equilibrio. È una scelta che vuole rompere uno squilibrio che oggi è a favore di un eccesso di popolazione di fauna nociva per l'agricoltura verso un nuovo equilibrio che con rispetto reciproco permetterà all'agricoltore di fare il suo lavoro e di avere la presenza di una fauna nella misura corretta.